Amici di Piave TV, e siamo tornati anche con la versione autunnale di 180 secondi di curiosità a cura di Enzo Leonardo. Perché dico autunnale? Perché abbiamo fatto due speciali d'estate, adesso ritorniamo con la versione, quella originale, da 5-6 minuti. E al mio fianco chi c'è? Ma è lui o non è lui? Certo che lui, direbbe Ezio Greggio, direbbe il grande Ezio, che salutiamo. È il nostro professor Leonardo Vecchiotti, amico, collega, ma soprattutto anche con suocero. Abbiamo stabilito con suocero. Basta, abbiamo con suocero. Detto con suocero, con suocero siamo. Ecco, con suocero siamo. Abbiamo fatto una famiglia nuova. Bravissimo, Leonardo, sempre in famiglia. Allargata, bravissimo. Bentornato, grazie Leonardo di essere qua. Bentornato anche a te, Gino. Grazie. Tutto bene, tutto a posto, tutto possiamo bene. Partire. So che ne hai di succulente, ghiotte, mamma mia. Ma se non fossero castagne da cuocere. Castagne da cuocere. Maroni da cuocere. Maroni da cuocere. Vai, vai Leonardo, vai Leo. Allora, pochissimi sanno, e spero che tu non sia tra questi. Ok, bene. Che cosa significa Piavola de Franza? Piavola de Franza? Se, no, non saprei. Piavola, sì, ti sai. Ah, la bambola. La bambola di Francia. Ah, la bambola di Francia. Certo, il mistero te lo svelo subito. Ok. Tra il 6 e il 700 Parigi era sinonimo di moda femminile. Ah, è vero! E è per propagandare le più recenti creazioni sartoriali, dalla Francia venivano spedite nelle principali città, qui non poteva mancare la nostra Venezia, bambole abbigliate all'ultimo grido della moda. Fantastico, ma questo anche nel 700 per caso? Anche certo. Nel 700, perciò l'anziana regina c'era anche Maria Antonietta allora, in mezzo. A Venezia, la Piavola de Franza veniva messa di fronte alle mercerie perché era considerata ieri come oggi la via più importante di Venezia per ciò che riguarda il commercio. Fantastica, Leo, bella questa. Abbiamo iniziato davvero bene con i nostri 180 secondi di curiosità. Io ti vado subito a ruota, ti seguo a ruota, a rota direbbero a Roma, perché si sta tenendo adesso in questi giorni a Noale, in provincia di Venezia, una bellissima mostra sui soldatini di piombo. Chi non ha mai giocato con i soldatini di piombo o chi non ha mai giocato con i soldatini, alzi la mano. Impossibile, nessuno. I soldatini di piombo poi non sono come i comuni soldatini di plastica, quelli che potevi staccare la testa. I soldatini di piombo erano delle vere opere d'arte, caro Leo, perché Leo raffiguravano praticamente un'età, un periodo storico, un determinato periodo storico dall'antichità fino ai giorni nostri, anche post contemporaneo. Certo. Fantastico. E pensati che per certi periodi si facevano fondere i soldatini di piombo per fare le nuove pallottole. Bravissimo, è quella una storia un po' più triste, diciamo, ovviamente, certo, che riguarda certo, sì, la guerra. Vai Leo. Volevo chiederti, sì? Ma io spero che anche qui si cada nel giusto. Vai, sono prontissimo, sono pronto come sempre. Perché si chiama Concordia, quella cittadina famosissima della quale storicamente noi ci riconosciamo come Veneto orientale? Posso andare per intuizioni, Concordia, perché c'è stato un concordato di pace per caso? Bravo. Hai visto? Cioè, per intuito. Solo che il concordato è stato nel triumvirato degli anni 40 avanti Cristo. Ah, caspita. Perciò quindi la Concordia tarda antichità. Diventa sicuramente una colonia romana. Quindi cittadina optimo iure con tutti i diritti, grande alla stessa stregua di Altino e soprattutto di Aquileia. Fantastico, Leo. Anche questa sicuramente ci apre un po' gli orizzonti perché riguarda il nostro territorio. Come riguarda il nostro territorio quella che sto per dire io? Allora, l'avevamo detto la volta scorsa che ne avremmo parlato a telecamere spente, adesso lo facciamo a telecamere accese. Ed è andar via Desaguea, la nostra parlata veneta, che può essere anche triveneta del nord-est. Andar via Desaguea, cosa vuol dire? Esatto, andare via di testa, uscire proprio dai gangheri, arrabbiarsi. Leo, concludi. Le sagole erano importantissime. È importantissima, vai Leo. Ecco, io vorrei chiudere, se è possibile, sì. Con un vezzo carino. Vai. Non molti sanno in verità perché quando si va a riparare le scarpe si va dal calzolaio. Il calzolaio, allora calze e laio, non riesco, no, laio non... non. Semplice, carissimo. Semplice. Nel Medioevo esistevano le calze suolate. Ah, le calze suolate. Che erano appannaggio dei maschietti. Ah, un po' come le babbucce. Cioè, erano calze con una suola sotto ben messa, cucita sotto la pianta, e sostanzialmente vestiva tutti, i popolani, i ricchi, tutti. Ed era comodissima.
Però bisognava andare dal calzo l'aio per rimetterle a posto quando erano finite. Oggigiorno sarebbe bello che tornasse questa cosa qua, sarebbe bello. Sarebbe una cosa meravigliosa, sicuramente, anche per quanto riguarda la tradizione nostra popolare. Poi di tradizione popolare parleremo anche, caro Leonardo, la prossima volta. Ricordiamo l'indirizzo email. Vai Leo. Si può anche partecipare alla nostra trasmissione con una mail. Una mail a Piave, se la ricordiamo, piavetv@gmail.com. Perfetto, abbiamo detto. Enzino, abbiamo finito. Grazie al nostro Leonardo Macchiotti. Grazie Enzino. Grazie. E viva Venezia sempre. E viva il nostro territorio. Grazie a voi per averci seguito come sempre. Noi alla prossima con i 180 secondi di curiosità con Enzo Leonardo. Ciao, alla prossima. Grazie. Scatta anche l'applauso, troppo buoni. Grazie davvero. Ciao.